ecco, cioè devo andare da mia mamma adesso al ristorante da lei a Cesena. Vabbè, mi faccio vedere anche se sono bruttina perché non mi sono struccata ieri, come sempre. Quindi vado a Cesena da mia mamma al suo ristorante in vera e propria trasferta perché là c'è Edoardino, là ho l'aria condizionata, mi cucinano, in teoria essendo più in campagna dovrei avere meno distrazioni. Mi porto elastici, una fitball, tappetino, corda per i miei allenamenti. Io sto o in casa sua o dai miei nonni, studio. Edoardino fa quel cavolo che gli pare al ristorante da lei, perché ci sono i giochi gonfiabili quando mi rompo le palle di studiare. Vado da loro, o al ristorante o dove sono. Quindi adesso mi mangio la mia mousse al cookie che ho realizzato appunto con i due misurini di cookie. Di solito inizio con due, però le quantità aumentano. Comunque, due misurini di cookie, linea di massima, e un po' di acqua quanto basta. Cocco rapé e la choco dream, che è buonissimo. Poi mettete in frigo, aspettate mezz'oretta e dopo diventa ancora più buona perché è anche fresca. Tengo la canotta così perché qua ho il tatuaggio nuovo che dopo vi farò vedere. I guantoni da box. Quindi ora preparo tutto quanto, complettini da studenti in crisi del cavolo, da tenere quotidianamente. Mi porto dietro la telecamera ovviamente e il computer, così vi tengo comunque aggiornati su tutto. Fame assassina, two is making one. E poi ci andiamo a preparare perché voglio andare dal mio bel bambino Edoardino. One week later. Buongiorno. Nada, rifacciamo. 1 minute 37 seconds later. Buongiorno. Ci troviamo in una location differente. Perché? Perché sono venuta a casa di mia mamma a Cesena. Edoardo era qui, me lo teneva lei al ristorante per agevolarmi con lo studio. Studio che in quel di Rimini non riesco a fare. Non che qui sia più semplice perché devo dire che è dalle 10:30 che sono sui libri e niente, non ho combinato niente. Quindi cosa ho deciso di fare? Di tirare fuori la telecamera e vloggare un po'. Perché? Perché voglio mostrarvi questa nuova location. Ho tutti i santi addosso, andrò anche a Padova ad accendere un cero e vi vorrei far vedere le foto che ho scoperto prima. Allora, sì, sono bianca cadaverica, non è una novità. Comunque, guardiamo le foto di quando ero più piccola per farci due risate. Partendo dai reperti storici, questa ero, penso, al liceo. Sì, Don't Trust the Smile. Non so che viaggio mi facessi già. Comunque, pensavo di essere una diva, cosa che non ero. Poi, quando ho scoperto la realtà, niente. Questo è il mio gattino Achille, che mi era stato regalato dal mio amoroso in prima superiore, mi pare. Guardate che cucciolino, bellissimo. E ce l'ha ancora il gattino perché è dalla mia nonna adesso un gattone. Questa è mia mamma da ragazzina. Guardate che gnocca, con i pesi, perché ovviamente si tratta di una cosa di famiglia. Ok. Cioè, questa è proprio una figa, dai ragazzi, mia mamma altro che. E niente, andiamo al punto più bello. Tarantara. Ok, liceo, sbecchi. Io quando sono andata a Milano con mia sorella e mia mamma per fare l'iscrizione alla Bocconi, insomma, mi facevo un po' di viaggi. Io con Edo piccolissimo, stavamo andando in montagna, quindi questa è una foto dell'autogrill, l'avevo riparata dall'aria condizionata. Questa è la faccia di mia mamma, che è la stessa faccia da Kjul che faccio io, o Edoardo quando ci impegniamo. Questa è lei che gioca a tennis. Agnocca! Olè! Queste foto sono storiche. Comunque, quante erano più belle le foto di una volta, raga? 2 hours later. Fai un po' di update sulla tua dieta, nel tuo allenamento. E adesso vi mostro cosa abbiamo appena ordinato. Cosce di pollo per stare in linea con pomodori e cipolla e le patate al forno. Ti do un pochino di olio che è buono. Un filino d'olio.
non fai niente perché non mi dai le patate. Ah, hai mangiato fino adesso. Comunque perché togli la mano, perché cambi carattere quando accendo la telecamera? Perché te dalla cicciotta non ascolti niente. Smorfioso. Bella cicciotta. Davvero bella cicciotta che le risa. Come hai detto ieri, sì, mostro, io sono pronta dalla prima classe. Che bello. Che bella palladina. Adesso mangia. Allora, bambino, ti sei ben ambientato nella campagna? Naturale. Molto naturale. Se fossi in me. Perché lui non ha le malattie, mamma. È solo naturale. Ok. Come l'acqua. Sui miei programmi, il succo della buona, il mio parlente e degli animali insettati. Gli animali insettati sono quelli o i cervi o le coccinelle o... Sì. E quindi così. Quindi noi siamo animali. Il succo degli animali è molto buono. Naturale. Ciao ciao. Ciao. Mettilo via, buttalo via. 24 hours later. Later. 3 days later. Buongiorno, sono tornata a Rimini. Giordin è partito per la montagna. Aspetto che il caffè venga su, il caffè della moca. E intanto mi sono fatta la tisana con questa tisaniera di mia sorella, che è tutta precisa, quindi già si scoccia se la uso, e ho utilizzato le Petit Daily Comfort perché comunque ha molti elementi drenanti, oltre a non contenere teina, perché già bevo il caffè, se poi bevo anche il tè si rischia di esagerare un po'. Finocchio, honey bush, cassia, fiori di camomilla, fiori di lavanda, fiori di malva e citronella. Cioè questo è perfetto perché comunque sia è anche rilassante. Oltre al tè sto cominciando a prendere i batteri che vivono appunto nel nostro intestino, la cui mancanza o scarsità può portare ad innumerevoli problematiche: spossatezza, stanchezza, gonfiore, perché se mancano questi batteri anche il corpo è molto più soggetto ad ammalarsi, perché sono molto basse le difese immunitarie. Ah, per colazione tutto ciò? Sono andata da mia nonna, visto che sono a Rimini ma in un'altra casa, e mi sono fatta fuori le zucchine, quindi adesso mi è venuto voglia di salato. Prima, appena sveglia, mi ero mangiato un budino al cioccolato, quindi adesso io stavo preparando piselli e scongelando il passaggio di verdura perché ormai ho voglia di salato. Velo di parmigiano, questa sarà la mia colazione dopo il budino. Sono un po' strana, dal dolce al salato in 2 secondi. Un po' di olio extravergine al tartufo, passato di verdure da scongelare, che è quello fatto in casa da mia mamma con le verdure fresche, quindi una volta scongelato è perfetto, super drenante. Fibre e verdura ricca di acido ascorbico. Postazione dove la luce viene da fare, quindi devo stare di schiena. Questa è la mia colazione, nell'attesa che si scongeli anche il passato di verdura e che io possa cospargere di abbondante quantità di parmigiano, nell'attesa. Pisellini a vapore o cotti nell'acqua, sale, e ho aggiunto la salsina barbecue classic e fette biscottate per accompagnare. Later. Guardate cosa deve fare una quando ha una sorella stronza. Per farsi un caffè, questa qui mi ha nascosto le capsule qua su, così io sono costretta a prendere una scala, rischiare la vita
però alla fine io ce la faccio sempre. Quindi bene, trova un nascondiglio migliore e basta. Intanto ho tirato fuori 4-5 capsule, così sei felice. Io il caffè. Oltre a nascondermi le capsule, è anche una fottuta copiona. Cioè, mi vede con questi shorts e se li mette anche lei. Cioè, sei proprio uguale. Hai dei problemi. La bellezza, purtroppo, la videocamera dell'iPhone ancora non l'ha fatto. Accampamento nomadi. Questi sono gli effetti dello studio. Eccola. Abbiamo ordinato i tortellini. I tortellini. Lei ha portato giù. La forchetta per me. La forchetta è sempre la solita. A ragù. E io ho preso la pizza questa, quella più grande di Rimini. Mi vuol rubare la bufala. Ci vorrebbe un amico. Guarda sta stronza che mi vuol rubare la bufala. No, questa è mia. Prima non voglio ricercare le chiavi. Muoviti. Buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo.